Guardate cosa c'è lì fuori dalla finestra, oh mio Dio! Accidenti, si sentono fulmini, fiamme, saette strane. Però, allora, ci sono un bel po' di materiali per iniziare, il che è buono. No, 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 aspettate, stavo sentendo dei rumori molto strani. Che caspita sta succedendo? L'avevo anche portato sugli shorts. Un po' di giorni fa mi avete scritto di portarlo assolutamente questa cosa. Cos'era? Ho sentito un rumore, sono abbastanza certo. Ma tu Red l'hai sentito? Tu non hai sentito nessun rumore, perché può essere nel gioco. Che era? Ok, allora capite adesso qual è il problema. Fra po', eccolo qua il problema. Ecco, questo è il problema. È proprio questo! Che diavolo vedono i miei occhi? Cosa osano vedere questi occhi qua? Cosa hanno questi villager che corrono così velocemente? No, 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 dobbiamo difenderli perché possono esserci utili per capire la storia qui. Che cosa sta succedendo? Perché qua non è normale tutto quanto. Ok, ora si dovrebbe anche sentire di più. Guardate, questa non è una pecora normale. È chiaramente qualcosa di non umano. Oh mio Dio, guardate qui. Brutta storia. No, 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 no. Ci sono gli scheletri, ci sono gli scheletracci. Io me ne vado immediatamente, me ne scappo. Io ho visto. Cos'è? Cosa sei tu? No, 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 cosa fanno queste pecore? No, 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 perché fanno così? No, 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 dove devo andare? Dove devo andare? Aiuto, aiuto. Allora, vi spiego meglio. Praticamente io in questo TikTok avevo visto che sto tizio andava tipo in un castello. Ad una certa, in questo castello, lui aveva dormito e avevano smesso di fare queste cose. E quindi molti nei commenti, cioè tipo uno mi pare nei commenti, aveva ipotizzato, aveva pensato che magari la pioggia facesse diventare gli animali così maledetti. Non so se è un'ipotesi corretta, ma potrebbe esserlo in effetti, assolutamente. Però prima mi prendo tutto questo grano, perché ci possiamo fare i panini con questo grano, perché ci serviranno un sacco di cose per recuperare la vita, perché sono pericolosissimi questi animali completamente maledetti. Dobbiamo capire che diavolo sta succedendo. Aiuto. Ok, qua si può dormire più o meno, insomma, c'è un caspita di tizio. Niente, cosa vuol dire? Il letto è troppo distante. Ok, stiamo dormendo. C'era il tizio, insomma, il clown che faceva. Ok, ok, tecnicamente dovrebbe smettere. Vedete, ha smesso di piovere molto probabilmente. E i villager sono ritornati così. Benissimo, sono contento. Abbiamo, non credo di aver salvato questo villaggio, perché temo purtroppo che i mostri arriveranno comunque, ecco. Però se io ho degli scheletri che mi stanno molto uccidendo, è un problema. Qui ho anche un libro guida che praticamente mi dice ciao. Oh mio Dio, dice che la notte è ancora peggio, raga. Dice che la notte è pericolosissima. Quindi praticamente, se ho capito bene, quando piove ci sono questi mob brutti. Ma cosa succede per caso se arriva la notte? Poi direi di andare un po' in giro. Io direi di andare nel castello che avevamo visto in quel video, perché potrebbero esserci in effetti delle cose utili. Non so se era un castello o tipo una casa, un qualcosa, non mi ricordo esattamente. In effetti questo sembra un villaggio che è grande, cioè è molto grande. Di solito i villaggi su Minecraft non sono così grandi, ma abbiamo visto che questo non è proprio un villaggio normalissimo. Non so se capite cosa intendo. Cioè di solito nei villaggi non ci sono delle pecore che fanno. Allora, i panini li sto tutti quanti facendo ora. Perfetto, abbiamo 36 panini. Mio Dio, ho visto sto villager che si avvicinava. Ho detto, adesso mi ammazza. Che spavento, porca puzzarda. Non siamo per niente in un mondo bello, perché purtroppo qui le cose succedono tante brutte cose. Direi di prenderci un letto, perché sappiamo che la notte non perdona, come ci aveva scritto nel libro. Dovremmo prenderci del ferro, dell'armatura quantomeno, perché veramente mi sembra un posto molto ostile. Quindi dov'è che possiamo trovare il ferro? Magari nelle casse, quindi dobbiamo esplorare un po' in giro per trovare un po' tutte le cose che ci possono servire, sperando appunto di trovare un'armatura, che è la prima cosa in questo caso, perché chiaramente se un mondo è pericoloso, che cosa vai a cercare se non l'armatura? È certo che cerchi l'armatura, porca puzzarda! Però dobbiamo capire per i misteri di questo mondo, perché sapete che non è normale! Allora, direi, prima che succeda qualcosa di brutto, nel senso, prima che arrivi la notte, direi di andarcene in miniera. Sapete cosa? Mi sto un pochino inquietando, perché io sto scavando da un po', ma non sta succedendo niente, aspettate. Sto sentendo dei rumori, raga. Sto sentendo dei rumori, sono ghast. I ghast non dovrebbero esserci nell'overworld. Che cavolo c'è? Non mi fate scherzi brutti, sapete? Di nuovo! Ah, c'è del ferro, c'è del ferro. Però sono curioso adesso di sapere cosa sono quei rumori lì, raga. Cioè adesso non mi interessa più il ferro, voglio capire cosa sono quei misteri. Ma ricordiamoci che dobbiamo stare al protetto, perché non possiamo morirci per ogni cosa. Quindi appunto dobbiamo trovare l'armatura. Sì. Vi ho alzato un po' la luminosità a voi, anche se in realtà non è che si veda comunque molto. Però
Secondo me è qua che ha spawnato tipo il ghast. Anche se, ripeto, non dovrebbe spawnare qua, perché non siamo nel Nether, non spawna in questa dimensione il ghast. Come ha fatto a spawnare qua? Forse non è un ghast, forse fa finta di esserlo. Oh mio Dio, che misteri strani. Andiamo immediatamente a scoprirne di più, raga. Assurdo. Che diavolo dovrebbe essere tutto ciò? Ho visto qualcosa oppure sto avendo io le allucinazioni? Che è anche probabile. Ecco, il ferro ci serve tantissimo. Però ricordiamoci anche da dove stiamo venendo, che è importantissimo, sennò ci perdiamo nelle caverne. E poi dopo, chissà cosa ci succede qui dentro. Io non voglio rimanere da solo nelle caverne. Accidenti, ogni volta io faccio i video da solo, ma dovrei farli con degli amici, no? Perché così almeno sono meno spaventosi. Allora, oh no, tu zombie, stai lontano, perché ci manchi solo tu adesso. Implodi, ho detto, implodi, perfetto. È da lì che si... Ho sentito di nuovo, sapete? Ho sentito di nuovo. Il lato positivo è che abbiamo tanto cibo, che sicuramente non ci finirà. Il lato negativo è che abbiamo poco ferro, perché ci serve almeno 24 di ferro per prendere delle cose. Però, sapete cosa? Almeno un po' ce l'abbiamo di ferro, il che... è un buon inizio, perché possiamo trovare nuovo ferro e... Oh mio Dio! Ma che cosa hanno fatto? Che cosa è successo? Perché c'è tutta sta caverna enorme? Avete sentito, vero? Ma che diavolo? Raga? Raga, che diavolo sta succedendo? Perché è diventato tutto giallo? No, sta succedendo qualcosa, lo so io. Sarà diventata notte fuori e quindi... Magari per questo, porca puzzarda, guardate quanto è giallo. Cosa diavolo è successo? Ehi, è sparito. No, no, raga, sto sentendo cose, raga. No, no, giuro, cioè, qua c'è qualcosa che non va, mi sto spaventando tanto. Oh! No, no, no. Raider, ho paura. Allora, dovete sapere che qua con me in chiamata, cioè, diciamo, io sono in una stanza dove c'è un mio amico che mi sta ascoltando. No, 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 io! No, 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 raga, mi... Ho sentito cose. Guarda, per fortuna che era solo l'audio, raga. Cosa diavolo sta succedendo? Perché sta succedendo tutto questo? Io ho detto di farmi l'armatura, ma qui la vedo dura, perché se ci sono dei demoni che mi cacciano, direi che non è proprio la prima cosa che ti viene in mente di fare. Anche se no, in realtà è importante, come abbiamo detto, perché... Ripeto, cioè, ci serve per evitare di morire. Allora, no, c'è uno scheletro. No, 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 no. Guarda, no, 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 ti prego, vai via, vai giù. Muori, perché non muori? Dai, muori. Muori, cazzarola, cazzarola, cazzarola. Vabbè, dai, è caduto almeno. Perfetto, allora, direi di metterci. No. Avete sentito tutti, spero, mi auguro. Io ho messo l'audio che voi potete sentire, perché dovete sentire tutto. Ok, perfetto, qua c'è una vena di ferro non indifferente, che direi di prenderla immediatamente. Allora, abbiamo 17, ci servono 24 pezzi di ferro, così li possiamo cuocere in una fornace. Dopodiché possiamo uscircene da questo posto, perché mi sto terrorizzando. E poi voglio andare a vedere la notte fuori da questo posto, che a quanto ho capito dal libro, ma come si vede anche già da qua, è mostruosa, è orribile. Sta succedendo qualcosa, raga, io ve lo garantisco, sta succedendo qualcosa. Io mi blocco qua dentro e non esco, perfetto. No, 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 mi sono bloccato ed è spuntato l'audio. Mi sa che si è arrabbiato qualcuno qua nel gioco. Perfetto, ho messo a cuocere il ferro. Non esco, non esco, non esco, non esco, non esco, non esco, non sto uscendo, non sto uscendo. Avete sentito? C'era qualcuno che si era arrabbiato chiaramente. Come vedete sono tutto in armatura di ferro. E lì fuori mi sembra tutto buio purtroppo. Oh no, 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 sto già sentendo rumori brutti. Io direi di armarci prima di tutto di torce, perché qua la notte... Cos'è? Cosa sei? No, no, no. No, 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 no. No, 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 gli infarti. Cosa fa? Perché? Ma raga, comunque non mi stanno facendo niente, credo. Ho sentito un rumore di nuovo. No, no, no. Allora, perché questi animali fanno così? Perché diavolo. Ah, mi attacca! Che schifo! No, 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 no. Vai via. Ok. No, 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 no. State lontani. Guardate che brutti che sono. Ma se mi avvicino mi attaccano anche loro? Immagino di sì. Infatti non voglio avvicinarmi. No, per favore, non fate così, perché fanno così? Prenderò sicuramente dell'acqua, ok. Mi seguono, vedete che mi seguono, perché?
Ok, sto dormendo, basta, non volevo più avere tutta questa grande paura. Ho letto da qualche parte che se saliamo questa montagna qui, dovrebbe esserci una cassa. Esatto, e qui dentro ci sono tutte le uova con lo scary ghast, scary cow, scary... Tutte queste cose sono mob completamente maledetti. Non so però adesso come sono e che cosa fanno. Vediamo se spawnano però il giorno. Allora, prima di tutto direi di mangiare perché non vorrei mai morirci. No, no, ok, allora, di giorno purtroppo non spawnano come vedete. Ok, purtroppo ci siamo, purtroppo è notte, guardate qui, mio Dio, quanta nebbia che c'è. È tutto così spaventoso e cupo, guardate quella luna. E ci sono proprio dei ghast che volano, io li sento che sono lì, Oh mio Dio, guardate l'orizzonte. Ok, direi di provare questo dannato chicken. No, 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 mi attacca. Ok, il chicken fa paura, direi. Però direi di provare qualcun altro, tipo... Chi è che possiamo provare? Oddio, lo scary creeper, raga. Lo scary creeper, sono molto tentato. No, 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 è mezzo scheletro! Però ho paura che esploda. Ho paura che esploda e mi distrugga la cassa. Non deve esplodere, non deve esplodere. Ti prego, non esplodere, ti prego. Ma non esplode, scusate. Non esplode! Questa cosa mi fa completamente impazzire. C'è un creeper che non esplode. Vabbè, meglio che è morto. Ok, direi di non spawnarlo più perché non so che caspita potrebbe fare e mi potrebbe distruggere la cassa. E non voglio. Ah, la mucca, questa qua non l'abbiamo ancora vista purtroppo nel villaggio. Ma guardate cosa fa e mi dà anche nausea. Accidenti, questa luna rossa può essere la luna rossa che ha un'influenza negativa su tutti gli animali, sapete? Ci ho pensato, potrebbe essere questa colpa di tutta la luna rossa. E la luna cattiva che anche in Zelda... Cosa sei? Che cosa sei? Cosa dannazione sei? Che brutto che è! Perché... Allora, punto primo, non dovrebbe esserci un ghast nell'overworld. Che diavolo ci fa? Punto secondo, è dannatamente maledetto! Che faccia ha? Oh mio Dio! E guardate questo, mi sembra una rovina! Vedete questo posto non è non è naturale di Minecraft, ovviamente sembra una costruzione, però il ghast è veramente terribile. Io non mi avvicinerei, sapete, perché potrebbe farci molto più male del ghast normale, purtroppo. Anche se il creeper non sembrava così sveglio. Ecco, lo scary ghast l'abbiamo già visto, direi di non provarlo più perché ho paura che mi ammazzi. Lo scary slime... Oh, no, mi ha intrappolato! No, 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 no. Ok, no, 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 che schifo, c'ha dei denti, no. Sono morto! Oh mio Dio, no, dobbiamo trovare immediatamente quella dannata collina, dove cavolo era? Dobbiamo trovarla! Non so che caspita di effetti ci potrebbero esserci dopo averla liberato quello slime, perché quello slime mi sembrava molto potente. Oh mio Dio, guardate lì, guardate cosa ho trovato! Mi sa che questo è il tizio, quello è l'Iron Golem, quello che fa super... che fa un sacco di danno agli zombie. Mi sa che adesso farà danno a me però, No, mi sa di... Ah! No, 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 no. C'è qualcuno che mi sta seguendo. Oh mio Dio, se mi stanno seguendo. Qua c'è Samara. Questa, non so se avete presente chi è Samara, ma è una tizia veramente brutta che ti chiama. Dio. Oh mio Dio, c'ho le pecore maledette. Scappa. Allora, è il posto giusto? Ma dannazione, che paura. No, 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 no. Ok, scappiamocene immediatamente, via. Dannazione, mi piacciono i misteri però, anche se mi fanno un sacco paura. Però se non saltassi giù dalla collina sarebbe meglio. Ok, non dovrebbe esserci più lo slime qui. E lì sotto. Ok, non so che scena sto vedendo, ma è una scena veramente orribile. C'è il lupo che sta inseguendo una cosa schifosa, non so cosa sia. Una volpe con una lingua di 30 metri. Dannazione. Però il lupo sembra dalla mia parte. Se vuoi ti do delle ossa, c'ho un osso. Non so se ti innamorerai di me, ma tieni. Eh no, sei cattivo allora. Gli slime io direi di lasciarli qua, assolutamente non voglio più avere niente a che fare con gli slime. Gli zombie, oh mio Dio, gli zombie sono questi qua, sono Samara praticamente. Orribile. Qua cos'è che c'è? Ah, l'ape spaventosa. Oh santo Dio, ma che diavolo di ape è questa? Vi immaginate? Ho sentito di nuovo un rumore brutto. E lì ho visto un ghast che mi spiava in lontananza. L'ho visto, mi stava guardando. Forse questi mob mi guardano, mi stanno spiando, mi fa... vedete? Sono lì che stanno girando e a volte si girano per guardarmi. Ma non solo loro! Oh mio Dio, ci sono le pecore che sanno già dove sono, guardate. Mi vedono già. No, 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 raga, ho paura. No, 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 raga, ho paura. Allora, cara ape, ti lascio viva perché tanto di giorno, che fra poco dovrebbe arrivare,
Beh, di giorno non succede niente, quindi direi di andarcene immediatamente in questo castello che è il mio. In teoria, cioè che è il posto dove sono uscito. No, no, mio Dio, ci sono le pecore che mi stanno seguendo, lo sapevo! E me ne scappo via da queste pecore maledette, accidenti. Scappa, scappa, entra qui dentro. Entra al sicuro, ok, perfetto. Siamo, so che questo posto non è mai sicuro, ma è di certo più sicuro di stare fuori. Pronto? Non è che questo, anche questo castello è infestato da zia Gertrude che è lì che è pronta ad uccidermi. Bene, lì c'è anche la cassa che aveva messo, allora devi mettere qui sotto il letto. Vedete, quando io voglio dormire, la notte non vuole. O la luna, o quello che è, insomma, la cosa cattiva. E quindi cosa succede? Succede che mi fanno del male, succede che mi fanno i rumori brutti nelle cuffie. Cos'è quella cosa? È sangue per caso? Mi sa che è redstone, ma dovrebbe simboleggiare il sangue in questo caso. Perché sappiamo che su Minecraft il sangue vero e proprio ovviamente non esiste. E sembra che stia effettivamente tracciando una strada. Vedete qua? Ci sono proprio degli schizzi. Dov'è che può arrivare? No. Cosa diavolo è successo qui? Cosa sono tutti questi cadaveri? Questi corpi? Cosa sono questi corpi? Oh mio Dio! Forse non dovevo venirci qua perché sono andato nelle profondità delle caverne. Qui siamo tipo al limite. Se noi scaviamo sotto, 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 non dovrebbe potersi più scendere più di tanto. E lì ci sono tutti quei cadaveri. Sì, vedete, siamo praticamente qua. Ho scavato pochissimo. Dannazione. Non ha senso tutto ciò. Che diavolo dovrebbe essere successo qui? Perché sono successe tutte queste cose brutte? Ah, e poi questi corpi, se fatti, insomma, se picchiati, scompaiono. Assurdo. Questo vuol dire che qualcuno o qualcosa ha fatto brutte cose qui. Mi sa che ci abbiamo indovinato, raga. Il rumore ci ha detto tutto. Quando ho detto questa cosa, è successo, cioè, praticamente è venuto il rumore quello là. Non voglio più entrarci, anche se mi sa che potrebbe essere un luogo davvero nuovo da esplorare, ancora di più. Magari sento di non aver ancora capito tutte le cose che ci sono in questo mondo. Cioè non so perché, ad esempio, succedono questi misteri. Perché ci sono tutte queste pecore maledette? Perché ci sono questi corpi che hanno fatto una brutta fine? Perché? Qual è la storia dietro? Cos'è successo? Adesso voglio saperlo. Arrivato a questo punto, voglio saperlo. E quindi per saperlo mi sa che bisogna esplorare. Ma mi sono avvicinato e c'è stato pure sto rumore qua. Raga, le cose stanno diventando sempre più strane. Più trascorro tempo in questo mondo, più le cose stanno diventando strane. Io non so se portare altri episodi di questa cosa. Mi dovete dire voi se vi interessa. Io li porto, perché voglio capire di più di questa storia.